Bentornati sul canale. Oggi prodotti preferiti di quest'estate, perché non ne ho registrati praticamente giugno, luglio, agosto, e di settembre. Facciamo un mix, un putpourri. Vi ho messo tutto nella mia scatolina e adesso iniziamo. Che facciamo? Iniziamo dalla skincare. Allora, un primo prodotto preferito di skincare è questo qui. Ve ne ho parlato su Instagram perché è il dupe di un prodotto che vi faccio vedere dopo. Questo fa parte della linea di detersione di Jouer, che è la linea preferita del brand per me. Ed è il gel olio, oil in gel cleanser. Praticamente è un gel che voi dovete stendere e massaggiare sul viso truccato asciutto. Diventa un olio, quindi continuate a massaggiare, scioglie tutto il trucco e poi rimuovete con un pannetto. Mi piace moltissimo, questa è una delle mie tipologie di struccaggio preferite. Mi piace molto la sensazione di questi gel che diventano oleosi, perché mi era piaciuto tantissimo un altro prodotto che ho finito, che era questo qui di Darphin. Anche di questo avevo parlato tantissimo. Stessa cosa, è un demaquillant micellare illuminante, tutto. Questo diventava, era un gel che diventava olio, che poi diventava latte, risciacquate tutto, togliete con un panno di cotone, mussola, quello che vi pare, e togliete tutto, il trucco, tutto. Entrambi sciolgono perfettamente, anche una base super full coverage. Sono arrivate? L'unica differenza, a parte il prezzo, perché questo penso costi la metà, o qualcosa addirittura in meno, è la consistenza. Questo è più ricco, è più spessa la texture. Questo qui è un po' più sottile. Infatti, secondo me, questo io lo consiglierei più ad una pelle da normale a secca o una pelle mista in inverno, mentre questo, secondo me, tutto l'anno può essere utilizzato da chiunque e può piacere anche ad una pelle grassa, perché la sensazione dell'olio non è spessa, per farvi capire, quindi resta molto molto leggero e assolutamente super promosso, super. Altro prodotto di skincare che ho inserito recentemente, anche se l'ho ricevuto mesi fa, ma avevo tutta un'altra struttura per la mia skincare routine, adesso che la sto modificando ho inserito questo siero. Questo è un siero di Dr. Jart della linea Peptidin, della quale fanno parte due sieri: il Radiance, che questo nella bottiglietta fucsia, ed il Firming, quello rassodante, nella bottiglietta blu. Io ho scelto di aprire e di usare il Radiance, che è indicato per pelli spente, affaticate, per incarnati ingrigiti, perfetto anche nel cambio di stagione. E all'interno abbiamo un mix di 8 peptidi, che sono praticamente delle molecole, delle catene di aminoacidi, insomma, che sono caratterizzate da un bassissimo peso molecolare. Questo fa sì che penetrino più in profondità. Ve l'ho fatta proprio spicciola. E abbiamo l'estratto di fiore di pesco, che è quello che rende l'incarnato molto luminoso. Io la uso mattina e sera, una pushata di prodotto. Abbiamo il packaging con la pompetta, quindi una pushata di prodotto, distribuisco bene su tutto il viso, si assorbe subito, non resta appiccicoso, assolutamente no, ed è immediato, è visibile l'effetto luminoso, va proprio a rigenerare la pelle, a ridare proprio luce all'incarnato, e mi sta piacendo un sacco. Tra l'altro ha un prezzo anche contenuto per un panorama skincare, quindi ve lo consiglio immediatamente, fateci un pensierino. Quest'inverno utilizzerò la versione rassodante, quindi poi vi farò sapere anche di quella come mi trovo. Altro prodotto di skincare che ho voluto inserire, perché mi sa che è uno di quei prodotti che ho sempre detto, ah, questo ne parlo alle ragazze, questo lo faccio vedere, ma poi sono passati mesi, ormai è una costante della mia skincare e io non mi ricordo se ve ne ho parlato. Comunque, è questo prodotto di Etherea. Fa parte della linea Lux, e sono certa di avervi parlato della Essence, quindi della lozione pretrattamento, sempre della stessa linea del brand. Ma questo è l'Enzymatic Peel, che si usa a mo' di maschera, si usa così, quindi pelle perfettamente pulita e asciutta. Prendete un po' di prodotto, ne serve veramente poco, e iniziate a massaggiarlo sul viso, massaggiate. Lo lasciate agire qualche minuto. Avrete proprio la percezione di calore.
sulla pelle, non vi preoccupate, è proprio minimo, minima la sensazione. Dopo qualche minuto inumidite i polpastrelli e andate a massaggiarlo e la texture si trasforma da olio un po' in latte. Dopodiché io lo lascio sempre un altro minutino, il tempo di sciacquarmi le mani, prendere il panno, inumidirlo e rimuovo. Qua abbiamo un mix di enzimi, che quindi hanno l'azione esfoliante, e un mix di oli vegetali. Cosa fa praticamente? Va ad accelerare e a agevolare il processo di turnover cellulare, quindi esfolia, leviga, ma allo stesso tempo nutre. Proprio per gli oli che ci sono all'interno, quindi la sensazione non sarà quella di aver fatto uno scrub o una maschera purificante, di aver sfogliato la pelle. Avrete comunque la pelle molto tonica, morbida, soda. Il termine più indicato, ogni volta che faccio questa maschera, la faccio una volta a settimana barra una volta ogni 10 giorni, quando la rimuovo e mi guardo bene allo specchio, dico soda. È il termine che mi viene in mente. Passerei un attimo ai capelli, perché ho solo due prodotti, quindi ve ne parlo velocemente. Primo prodotto è un prodotto che ho trovato a casa quando sono tornata dalle vacanze. Questo mi è stato inviato da loro, dal brand, ed è una maschera di L'Oreal, la linea Elvive Total Repair per capelli danneggiati dopo l'estate, i miei. ed è a base di calendula e ceramide. Perché ve la promuovo? Io non la uso come maschera dopo lo shampoo, no, la uso come pre-shampoo, quindi come maschera da tenere in posa prima di lavare i capelli, e lo faccio principalmente la sera, una sera, di solito, che ne so, il venerdì sera, perché devo lavare i capelli poi la mattina dopo. Mi piace moltissimo, nutre veramente tanto, ovviamente non sto parlando di un brand naturale, quindi non mi dite nutre perché ci sono bla bla bla, ok, sappiamo tutti, I don't care, ma io quando faccio lo shampoo la mattina dopo uso solo lo shampoo, faccio due lavaggi con lo shampoo, va via, non devo mettere maschera, non devo mettere capelli, metto solo un paio di goccine che vi faccio vedere adesso, mi dà proprio corpo ai capelli e mi piace moltissimo, quindi ve la consiglio, anche perché è un brand che trovate facilmente, è un prezzo contenutissimo, provare, però come la uso io, pre shampoo. Un prodotto invece che ho acquistato quest'estate è la mia parrucchiera, che utilizza tutta la linea Revlon Professional Experience, che è questa linea qui che vedete, e è questo siero per i capelli. In realtà non è da intendere proprio come in cristalli liquidi, perché va ad avere un'altra azione, anche un po' più ricco nella consistenza, però io lo utilizzo sempre da quest'estate, da quando ho rifatto il colore, religiosamente, ogni volta che lavo i capelli, quindi prima di metterli in piega, ho tolto il turbante, sono umidi, applico questo, e tutte le mattine prima di spazzolarli lo applico sulle lunghezze, solo sulle punte, spazzolo i capelli, ciao. Cos'è? È un siero che fa parte della mia Hydro Nutritive, ha la scatola gialla che ovviamente ho buttato, ed è specifico per le punte, quindi va a chiudere le punte, le squame del capello aperte, e allo stesso tempo rende veramente i capelli super lucidi, quindi questo mi è piaciuto, l'ho trovato su Amazon, perché vi dicevo sempre non so dove lo potete trovare, l'ho trovato su Amazon, c'è tutto, è tutto linkato nell'info box, mi piace un sacco e ne basta pochissimo, per me la dose è mezza pushata, non una, mezza, durerà una vita. Passiamo al make up. Come non parlare della famosissima, oddio, città, della famosissima cipria. Ormai sarete dopo di questo video non ve ne parlerò più, giuro, perché ve ne ho parlato a iosa. La cipria di Too Faced, la Perfect, la Peach Perfect, è una cipria in polvere libera, questa è la misura travel size, ma io non so chi me l'aveva detto che sul sito non c'era più la full size, io l'ho trovata, sul sito di Sephora c'è ancora la full size, ed è una cipria traslucida, quindi trasparente, molto molto sottile, altamente levigante, cioè io la chiamerei Peach Perfect No Pore, perché praticamente i vostri pori non ci sono più. Per tutta estate, non truccandomi, quindi non avendo l'aiutino del fondotinta, io applicavo questa sopra questo primer di cui adesso vi parlo, e
No, no pori. No pori. Poca lucidità. Non dico non lucidità perché era impossibile, erano 50 gradi, però poca lucidità e no pori. Non so come altro dirvelo. Il primer invece che ho usato da solo, l'ho usato veramente più da solo che sotto al fondotinta, è il primer di Dior della linea Backstage. Questo è un primer nato per essere un mix fra un primer idratante e un primer levigante, mattificante. Quindi abbiamo la texture che non è quella classica scivolosa dei primer leviganti e minimizzatori di pori, ma è più una crema idratante con la funzione però appunto levigante e mattificante. In estate, ok, si sono messi altri. In estate è stata la svolta, lo applicavo senza fondotinta, mettevo solo il correttore, quindi applicavo questo nella zona T, non mi andava a seccare troppo, a creare poi l'effetto pellicine che possono dare alcuni primer leviganti, e però allo stesso tempo mi levigava, cioè migliorava veramente la situazione pori, quindi super promosso. E super promosso anche il suo fratellino, perché questi quando sono usati in combo sono una bomba, che è il fondotinta, sempre Face and Body. La mia colorazione estiva è la 3N, via di mezzo una 2, quella che sto usando adesso, e in inverno è la 1N, sempre sottotono neutral. Comunque ci sono tantissime colorazioni con tantissimi sottotoni. Lo trovate da Sephora, quindi andate da Sephora a swatcharlo, se siete in dubbio. E questo qui è un fondotinta molto leggero che si stende perfettamente in tutti i modi, dita, pennello, spugnetta bagnata. Abbiamo fatto anche un video che vi lascio nelle schede dove avevo usato tutti questi prodotti Backstage. Potete avere anche una copertura più alta se lo stratificate, perché comunque resta molto sottile sulla pelle, cioè la vostra pelle si nota ancora, e questa è la cosa che mi piace di più nei fondi. Mi piacciono le coperture medie. Voglio essere io a decidere di dare più coprenze in alcuni punti e lasciarne altri invece più leggeri. Waterproof, quindi regge benissimo il sudore. Quindi questa zona dei baffetti, io sudo da tutte le parti. In estate con 50 gradi sudo ovunque, è difficile dire dove non sudo. Però questo qui veramente... veramente approvato. L'ho ripreso, è stato il primo fondotinta che ho ripreso quando sono tornata dalle vacanze ad utilizzare, quindi faceva ancora molto caldo. Altro prodotto di make-up è una scoperta che ho fatto quest'estate. Prima di quest'estate, quando stavo girando le full face low cost, sarebbe toccato Wet n Wild, ma in realtà avevo comprato molte cose, me ne erano piaciute due, quindi non vi ho più registrato la full face perché tanto non aveva neanche senso. Cioè, io se registro un video voglio comunque farvi vedere delle cose che mi sono piaciute, cioè voglio condividere positività. Se devo registrare un video per dirvi ho comprato tutte queste robe e non mi piacciono, no, non perdo quel tempo. Questo è uno di quelli che mi è piaciuto e che ho usato tantissimo, sopra qualsiasi colore. È praticamente un ombretto mono, glitterato, è cioè, non è un ombretto glitterato, sono glitter ricompattati ad ombretto in crema, perché è un tripudio di glitter. Quando voi lo prendete, dopo vi faccio vedere gli swatch, quando voi lo prendete, lo applicate col dito tamponando leggermente, in modo da non spostare tutto. Avete questa cascata di glitter dorati, stupendi, luminosissimi, che sopra ogni ombretto mi chiedevano che cosa avevo. Questo è il colore, non ve l'ho detto, si chiama Brass. Attenzione, perché avevo acquistato anche quest'altro colore che si chiama Bleached, questo bianco un po' oleografico, però questo no. Questo assolutamente no, la quantità di glitter è minore, qui abbiamo più crema, si vede anche così, la quantità di glitter è inferiore e non ha la stessa performance di questo, quindi promosso per €1,50, assolutamente da avere questo ombretto qui. Altro mascara, cioè altro prodotto di make up è un mascara, Pump & Volume,
Pump and Volume, ciglia pazzesche. L'ho usato tutta estate. È la versione classica ed è appunto il mascara che si preme per dosare il prodotto. Applicatore in elastomero. Io lo ripeterò sempre, ogni volta magari chi mi segue sempre dice Madonna Fede, dici sempre le stesse cose, come ti piace il mascara, però capita magari che c'è qualcuno che guarda questo video per la prima volta e non lo sa. Io adoro gli applicatori in elastomero, mi piace l'effetto ventaglio, mi piace l'effetto pettinato, mi piace l'effetto ordinato, non spider eyes ovviamente, non, quindi non ciglia raggruppate, ma nemmeno confuse e disordinate, mi piace proprio un effetto pulito, pettinato, un bel padiglione, un bel ventaglio di ciglia. Questo le incurva e le volumizza, ma in maniera ordinata. Quindi è stato uno di quei mascara che mi è piaciuto di più quest'estate, anche perché tutta estate ho usato lui, l'ho finito poco prima di rientrare. Ok, ah no, un altro prodotto di make up. Allora, ve l'ho detto su Instagram, ma io ho fatto decluttering. Buttato tantissima roba, regalata altrettanta. E ormai il sistema capsule wardrobe, da wardrobe si è spostato tutto il resto, quindi faccio sempre sti mega decluttering ogni tot. Non li registro mai perché mi viene sempre la brillante idea di farli alle 11 di sera, non mi sembra il caso. Ho riscoperto con profonda gioia e infatti mi sono chiesto ma perché l'ho tenuta nella scatola questa palette, non l'ho mai utilizzata, che è la palette perfetta secondo me per me. Una palette di The Balm che si chiama Meet Matte Trimony. Abbiamo 9 colori enormi, cioè la quantità di prodotto è altissima, completamente opachi, ma allo stesso tempo completa. Abbiamo un chiaro, quindi per fare un color burro, dei colori caldi, dei colori più freddi, abbiamo un nero. Secondo me al momento è fra le palette più complete. Allora, ovviamente se voi non siete delle appassionate di palette luminose con 150 colori, se volete una palette più per l'uso che non per la collezione, ecco, diciamo così, io sono una via di mezzo. Alcune non resisto e le compro, però acquisto sempre palette non per il gusto di acquistarle, ma per il gusto di usarle. Questa è una di quelle che adesso sto usando tantissimo, anche il trucco di oggi l'ho realizzato con questo marrone che si chiama Matte Red. È bellissimo. No, Matte Red si chiama. E secondo me, ecco, da tutti i giorni è perfetta, ma anche per un trucco più strong. Quindi tenete a mente che esiste. Passiamo al corpo e stiamo per arrivare al profumo, Se siete arrivate fin qua, portate ancora pazienza. Prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Che mi è piaciuto tantissimo perché mi ha sostituito un prodotto in estate che non mi stava piacendo. Sto parlando di questo. Questo è un prodotto Phyto Relax T3, è la linea, quindi la linea al T3, ma questa è la crema gel SOS. Quindi abbiamo la texture cremosa con l'assorbimento rapido ed asciutto di un gel. Come principio attivo abbiamo il T3. Mi aveva incuriosito, comunque l'avevo messa nel beauty da viaggio, non per l'uso che poi ne ho fatto, ma perché può essere usata in tantissimi modi, come lenitivo, dopo barba, rasatura, per gli arrossamenti da sfregamento e da sudore, soprattutto allo sfregamento tra le cosce in estate, per le punture di insetti, acne e brufoli, e è un ottimo doposole, confermo. Io come doposole avevo portato quello di Darling, che si è rivelato un flop, infatti è finito nel video dei flop che vi lascio qui nelle schede, e l'ha sostituito questo, che io avevo inizialmente portato come SOS punture di insetto. Non l'ho mai usato sulle punture di insetto, ma praticamente in vacanza ogni sera applicavo questo. Veramente promosso, perché allo stesso tempo idrata bene. La mattina dopo, avendolo messo la sera dopo la doccia, la mattina dopo la mia pelle era ancora idratata, era ancora come se l'avessi appena applicato. Mi è piaciuto. L'odore che mi avete chiesto su Instagram, l'odore è più balsamico, non ha l'odore forte del T3, è molto smorzato,
Però si sente ovviamente, certo non sa di pesca, però mi piace molto. Altro prodotto che invece ho praticamente messo sulla scrivania, infatti adesso lo dovrò riportare, lo devo mettere in borsa, mi devo ricordare, è questo prodotto di Sally Hansen. Questo è un olio per le cuticole. Io sapete che ho un po' la fissa per gli oli per le cuticole, e ho consumato non so quante confezioni di Mava Pen, la penna per le cuticole di Mavala, e questo è praticamente l'applicatore di uno smalto un po' più piccolino, le setole sono più piccole, con olio di argan e olio di rosa, quindi ha questo profumo di rosa. Pur avendo l'applicatore così, che può risultare un po' più scomodo, soprattutto io me lo metto quando sono al computer, quindi in velocità, cioè lo massaggio un attimino, ma poi deve essere asciutto. Questo è asciutto, pensavo fosse un po' più unto, in realtà no, si asciuga benissimo, io lo metto sulle cuticole, poi continuo a stare al computer, spariscono. Va usato ovviamente con costanza, però soprattutto adesso che torna il freddo, io l'olio per le cuticole sempre, perché non c'è una cosa che non mi piacciono, sono le cuticole secche, smangiucchiate. Ogni tanto capita anche a me di smangiucchiarmene, mi taglierei il dito perché non riesco a vederle, però ci sono degli ottimi sistemi per rimediare. Parliamo di profumi. Questo è un argomento che state aspettando in tante, perché vi avevo detto che avrei provato dei profumi nuovi e ve ne avrei parlato. Io non ho più acquistato nessun profumo, anche perché ho la mia scatola bella piena di profumi, ho tanti, e sempre per il sistema di decluttering voglio finirne almeno qualcuno, visto che me ne manca sempre un po' per finirlo e resta la bottiglia. Quindi non ho acquistato altri profumi, però prima dell'estate mi aveva scritto questo brand che si chiama Uniqlo, e per chiedermi appunto se volevo provare i loro profumi. Io ho accettato, ho detto ne parlo se mi piacciono, se non mi piacciono, se non ne vale la pena. Io sono un po' pignoletta e fastidiosina sui profumi, vabbè, lo sapete. E quindi cosa è successo? Mi hanno fatto scegliere 6 fragranze, sono 6, 1, 2, 3, 4, 6, 6 fragranze, mi hanno appunto dato l'occasione di provarli, poi ho detto prenditi il tempo che vuoi, ne parli se ti sono piaciuti. Mi sono piaciuti. Adesso vi spiego che cos'è questo sito. Allora, intanto vi lascio ovviamente il link nell'info box. Mi avevano dato anche un codice sconto, ma vi giuro, siccome è passato talmente tanto tempo, io non so se è ancora valido, in caso voi provate, però se no fate finta che non vi ho detto niente. È un sistema di abbonamento, costa 18 euro al mese circa, poco meno, sono 17 euro e qualche centesimo, e spediscono ovviamente, c'è il sito europeo, quindi spediscono anche in Europa senza rischio di dogana eccetera, e le spese sono gratuite, e voi praticamente una volta al mese scegliete fra 350 fragranze, tutte di nicchia. Ci sono tanti marchi, però non ci sono tutti i profumi di tutti i marchi. Adesso infatti poi vi spiego. E scegliete una fragranza che la prima volta vi arriverà a casa nel suo case. Voi avete la fragranza da 8 ml. Loro dicono che con 8 ml spruzzate, vaporizzate 120 volte il profumo. Però dipende, io mi ci faccio la doccia nei profumi, quindi un po' di meno. Quindi la prima volta vi arriva il case, che potete scegliere il colore che volete, e poi vi arriva la fragranza singola, parte nel sacchettino di velluto. Potete scegliere di disdire l'abbonamento quando vi pare. Perché ve ne ho deciso di parlare? Allora, ogni volta che ordinate un profumo, poi vi arrivano tutte le cartelle con tutte le descrizioni, tutte in inglese, però andatevi a cercare la versione in italiano su Google e capite che cosa c'è scritto. Perché ve ne parlo? Allora, io ho scelto, intanto vi dico che cosa avevo scelto io. Non c'è tutto, quindi per esempio di Montale ci sono alcuni profumi, di Histoire de Parfum non c'è tutta la linea, Laboratorio Olfattivo anche ne manca qualcuno, però ce ne sono tanti di ogni brand. Io ho scelto Kirché di Tiziana Terenzi, Don't Ask My Permission di Andreoli,
Vanera di Laboratorio Olfattivo, Feely & Feel Easy for Ecstasy, 1969 di Soir de Parfum e Noblige di Laboratorio Olfattivo. Sono tutti profumi che in parte conoscevo. Secondo me, perché è una cosa da provare questo sistema qui? Perché vi dà modo di provare una fragranza per tanto tempo. Perché, cioè, io adesso vi faccio vedere. Vedete? Quanto ce n'è, quanto ne ho usato, considerate che tre fragranze mi sono piaciute tante, quindi giravo fra di loro. Lo potete provare per più giorni, anche perché il campione del profumino, il campioncino del profumo di nicchia è sempre quasi quel giorno, se lo trovate, siete state fortunate, andate e vincete un terno all'otto, perché è veramente difficile che li abbiano del profumo che volete voi. Quindi potete provare una fragranza della quale non siete certe, provarla in questo modo, perché alla fine sono 18 euro, va bene, cioè si fa, e poi decidere di andarvi a comprare il profumo full size. Poi a me piace avere la confezione full size di profumo bella lì, tutta decorata, però sinceramente mi sono evitata un acquisto sbagliatissimo che volevo fare, che era Kirkland, che era uno dei profumi che avevo sentito. Sulla carta mi piaceva, sulla pelle assolutamente no. Mentre di molti altri... un altro invece che mi sono invece convinta che comprerò è Vanera di Laboratorio Olfattivo. Io questo l'avevo provato in negozio, l'avevo provato e avevo provato poi anche, mi sembra, un Montale. Vabbè, insomma, so che non ho acquistato questo perché lì per lì non mi era piaciuto. Invece, indossandolo, mi ha convinto. Bene, siamo arrivati alla fine, ce l'abbiamo fatta. Voi non ve ne siete accorti, ma qua è successo il panico. Brigitte Margot ha deciso di buttare giù quasi tutto. Ora vado a sistemare tutto. Vi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video.